Benvenuti su Home Writing. Oggi si parla di autori che copiano altri autori. Perché a volte è originale farlo? Fatemi spiegare. Ok, allora spesso si parla di autori che copiano stili di altri autori come autori non capaci di sfruttare quella che è la propria creatività, ma ogni volta che si inizia qualcosa in qualsiasi ambito si ha un modello di riferimento. Stessa cosa accade quando qualcuno approccia la scrittura. Io stesso iniziando a scrivere ho preso altri modelli di riferimento perché magari appassionatomi a delle letture specifiche e quindi ecco che vado a rifarmi a quegli autori specifici. Persone vengono additate per questo, ma è un processo normalissimo, è un po' come una bussola, si parte da un punto per arrivare a un altro. Quello che ho fatto io, come quello che fa tutta quella cerchia di persone che approccia alla scrittura, è andare a scrivere con un modello di riferimento per poi scoprire se stessi, andare a fare evolvere quello che è lo stile per poi trovare una propria dimensione. Quindi, perché si dice l'autore che copia non è originale? Sicuramente è così, ma è qualcosa di necessario affinché quell'autore possa realmente diventare originale. Diverso è il discorso invece quando un autore che copia qualcun altro arriva a grosse case editrici, perché in quel caso lì ci sono diverse variabili da considerare. Può esserci un problema di fondo in mezzo alla casa editrice, può essere l'autore che è tizio X, che ha conoscenza X, arriva alla casa editrice pur copiando altri, ma solitamente si arriva sempre a una grossa CE quando si ha trovato una propria dimensione all'interno di un contesto di scrittura. Quindi iniziate con modelli di riferimento per poi scoprire voi stessi, affinare lo stile, la tecnica. Come fare questo? Scrivendo, leggendo tantissimo, che tra l'altro è uno dei primi consigli dati anche a Stephen King, che non è l'ultimo arrivato. E io stesso ho iniziato sperimentando con J.K. Rowling quando ero ragazzino, magari con Harry Potter, affinando quella che era la tecnica, restando mai sul genere fantasy, ma andando poi a svisciare quelli che sono sottogeneri della stessa categoria e così via. Stessa cosa per come ho cambiato il modo di raccontare anche il tipo di storia, stessa cosa è il modo in cui si va a raccontare la storia che muta, assieme a quello che è un processo creativo che non si ferma, perché nel contesto artistico si può fare pratica all'infinito, non troveremo mai un punto di arrivo, saremo stabili in quel modo là, avremo sempre una costante crescita, crescita ovviamente variabile in base a quanti esercizi che si fa. Quindi a volte è originale copiare qualcun altro? Non lo è, ma può aiutarci a esserlo in futuro. Per cui buona pratica, se il video vi ha interessato lasciate un like, un commento come al solito, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo contenuto.